Bentrovati amici di Canter, questa settimana raccontiamo la storia di Daniele Zarroli, un allenatore giovane uscito dal penultimo corso allenatori che con pochi cavalli è riuscito in tantissimi profitti. Andiamo a trovarlo in scuderia. Eccoci qua Daniele, siamo qui, siamo venuti appositamente per raccontare questa storia e ci viene proprio un po' a fagiolo la protagonista è proprio qui con noi, per intenderci, Anchise, che è solo l'ultima delle tue creazioni. Domenica ha vinto il Sette Colli, molto bene. Da Maiden, sicuramente, sì, io è una cavalla che comprai dalla Pian del Lago circa un anno fa. Una cavalla che è una linea materna americana molto buona e ha fatto subito vedere che muoveva delle gambe, era interessante. Infatti ha debuttato a pista dritta perché era un po' nevrile, tirava, e poi dopo è andata al Prato tutta l'estate, l'abbiamo ripresentata in Maiden, arrivò seconda, rientrava da 4 mesi, poi dopo ha corso in maniera sfortunata alla Listed e poi l'altro giorno ha vinto, diciamo, il Sette Colli handicap principale. E qua Anchise, niente, farà questa corsa qui a Pisa forse, e poi comunque la metterò via anche lei, penso che andrà al Prato per una quarantina di giorni, e poi dopo la ripreperemo per la primavera e cercare di fare qualche classe. Almeno che sto anche con lei in parola di mandarla da Fig, perché lei è più adatta, perché in Germania l'esperienza mi ha insegnato che le piste sono un po' piccoline e ci vogliono dei cavalli adatti, un po' più brillanti e un po' più veloci. E Anchise è adatta, secondo me. Vediamo, se ne vale la pena la manderò lei in primavera da Fig. Anchise però è solo l'ultimo, no? Se fossimo venuti la settimana precedente avremmo parlato di Mefite, se fossimo venuti la settimana ancora precedente avremmo parlato di Valle Cupa. Questi sono solo 3 nomi, ma... insomma, pochi cavalli ma tanti successi. In questi 4 anni, si può dire, 5 anni di allenatore, forse 16 cavalli allenati in una quindicina e già hai vinto. Ti faccio l'elenco. Il Dormello con Punta Stella, un paio di liste da criterium femminile, sempre Punta Stella. Con Valle Cupa hai vinto il Falche. Piazzata nel Berardelli. Tutti questi successi con pochi cavalli, qual è il segreto? Ma il segreto è perché c'è una politica dietro. Logicamente c'è tutta una politica di selezione nell'acquisto dei cavalli, soprattutto, anche se all'inizio non era proprio così. Però andando avanti sull'acquisto, visto che io ho sposato la filosofia di lavorare da solo, e perché riesco a controllare tutto e poi piace, perché questo è un lavoro che a me piace, e non posso allargarmi del numero dei cavalli. E qui pochi sono selezionati in un certo senso. Poi un po' la fortuna, un po' la bravura, pare che per adesso ci siamo riusciti. Sì, perché Daniele da qualche mese ha già avviato una collaborazione con l'allenatore tedesco ed i risultati sono subito arrivati. Allora, la collaborazione con Fig è nata che è stata casuale, lo conobbi qui quando venne a correre il derby. E a pelle mi è sembrata una persona molto corretta e un buon professionista, infatti i fatti hanno dato ragione. E questa cosa qui, perché torno a ripetere che me voglio valorizzare sempre il mio materiale. Io ho la fattrice, la cavalla aveva bisogno, siccome ha dei mezzi, di un, visto che in Italia purtroppo i nostri partner valgono pochino per adesso, speriamo in futuro no, di dargli un eretto a livello internazionale. È stata solo questa la decisione. La mia domanda è: quanto è importante la capra nella scuderia Daniele Zarroli? No, a parte gli scherzi, comunque questo lo diciamo, è un altro salvataggio da parte di Daniele Zarroli, era destinata altrove ma non diciamo altro. A un banchetto pasquale. Va bene, comunque questa è una piccola fattoria, non è solo una scuderia. Sì. Senti, di quanti cavalli è formata la tua? Allora, la mia scuderia è formata da 5 cavalli che girano tra prato e scuderia e 2 fattrici.
e due fattrici. Puledri? Per il Puledri è ancora niente, perché io devo rimanere sempre in un certo numero basso per poter lavorare da solo, e ancora non riesco a vendere dei cavalli, cioè Mefite, no, è da giugno che la vorrei vendere, ma non svendere. E anche perché vince, continua a vincere. E mi porta fortuna, la vogliono comprare lì e lì, poi non la compra e la cavalla vince. Logicamente questo è un lavoro d'equipe e non vorrei prendere i meriti in assoluto. Intorno a me gira veramente una squadra di cui il dottor Brotto, che si occupa soprattutto della parte ortopedica, il dottor Rigato, che si occupa del metabolismo e mi aiuta in tutte le mie piccole decisioni, c'è il dottor Magni, che si occupa dell'alimentazione, la dottoressa Rengaud, che è la fisioterapista. Poi c'è la dottoressa Cecilia, che non mi ricordo il nome, che comunque è la tecarterapia. E più ci sono un paio di maniscalchi e penso di non scordarmi né niente. Insomma, un'organizzazione, diciamo, degna di un gruppo importante, però questo è proprio dovuto alla tua maniacalità, alla tua pericolosità nel lavoro. Io sono convinto che sono i dettagli che fanno la differenza. Come in tutti gli sport, sono i millesimi di secondo che c'è la differenza, e qui sono i piccoli dettagli che fa la differenza alla fine. Io il ponderabile cerco di ponderare, l'imponderabile quello nessuno ci può fare nulla. Ma il mestiere e la professionalità di Daniele sono dovuti anche al fatto di essere cresciuto alla bottega di Luigi Camici. Allora, una delle mie fortune in assoluto essere cresciuto dentro la sua scuderia. Mi ha insegnato soprattutto a capire i cavalli. Questa è la base di tutto, che io sono convinto che un allenatore deve entrare in sintonia completa con il cavallo. Deve capire quello che lui non ti dice. E lui ci ha insegnato questo a tutti. Ci ha insegnato a entrare in sintonia con i cavalli, a capire il cavallo. Siamo noi che dobbiamo capire i cavalli, non è i cavalli che devono capire a noi. Una cosa che io vorrei lasciare come testimonianza è che questo tutto mio lavoro, tutta questa mia passione, possa in qualche modo essere contagiosa per i nuovi ragazzi. Perché in questo periodo si va più verso l'arrangiamento delle cose e non sull'eccellenza. Io vorrei, con i miei successi, da fare da testimone a tutti gli altri che bisogna lavorare, bisogna voler bene ai cavalli e lavorare bene e avere cura di loro, e vedrai che i successi vengono. Ecco, quanto è importante la sfera familiare di Daniele Zarroli? Tantissimo, tantissimo. Io ho Giulio e Leonora. Giulio, che proprio a livello pratico mi dà una mano, mi porta i cavalli in pista ed è molto meticoloso, come piace a me, molto attento e tutto quanto. Ed Eleonora è la prima tifosa e appassionata dei suoi cavalli, che lei dice che sono i suoi, io sono solo il suo allenatore. Le paga le pensioni? Le pensioni non le paga, pago io. Dice, però è importante questo. Anzi, riporto. Dice che come quando i cavalli non vanno così, dice che cambia allenatore. Poi c'ho mia madre, che è molto, molto appassionata, e mio padre invece è un po' più distaccato, che lui è solo contento se vinco o no, ma non è che è coinvolto. Ma io parlo anche di quando facevo il fantino, mia madre comprava i giornali, le cose, tutto. E mio padre è così, molto tranquillo, diciamo. Ci sta, questo è un ambiente particolare, ma quello che vogliamo, insomma, è che ci sia passione. Sì, quella è la base di tutto. Io non ho molta, tutti mi dicevano che andando avanti negli anni passava, invece a me pare che cresce, pare che cresce. Io sono fortunatissimo, è il lavoro più bello del mondo. E con questo ci salutiamo, ringraziamo Daniele Zarroli per averci ospitato nella sua scuderia. Grazie. Abbiamo messo nel box anch'io, ovviamente, l'appuntamento alla prossima puntata di Canter. Grazie Daniele.